Salve a tutti da Napoli Calcio News. Oggi Radosevic è arrivato a Roma e domani sarà a Castel Volturno per sostenere le visite mediche e per ufficializzare il suo passaggio in azzurro. Prima della partenza dalla Croazia, il giovanissimo centrocampista ha dichiarato di essere molto emozionato e felice per il suo passaggio al Napoli. In questi ultimi giorni di gennaio, Bigone sta tentando di mettere a segno un nuovo colpo in uscita. Il giocatore andrà in prestito in un'altra squadra di Serie A per trovare maggiore spazio. Sono tre le società interessate all'argentino, ovvero Chievo, Sampdoria e Parma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester City vuole fortemente Cavani ed è disposto a giugno a pagare interamente la clausola rescissoria. Per sostituire Cavani, il Napoli starebbe pensando a El Shaarawy, talento purissimo del Milan, e per il giocatore De Laurentiis sarebbe disposto a pagare anche 30 milioni di euro. Ieri sera è andato in onda su Sport Italia il Gran Gala del Calcio, una serata in cui sono stati consegnati diversi riconoscimenti ai giocatori dei vari campionati italiani relativamente all'anno 2011-2012. I giocatori del Napoli premiati sono stati Maggio come migliore esterno destro, Insigne come miglior giovane della Serie B insieme a Immobile e Verratti, e come migliore attaccante insieme a Di Natale e Ibrahimovic anche Cavani. Infine, non dimenticate di iscrivervi al canale per ricevere ulteriori news sul Napoli e a lasciare un commento sotto ai video. Grazie mille da Napoli Calcio News.